L'8 settembre 1943, alle ore 19:45, Pietro Badoglio, alla radio, annuncia l'armistizio. A questo comunicato non seguiranno altre disposizioni. Si determina una nuova politica estera nell'incertezza più totale. Hitler fa liberare Mussolini e si accorda per formare una repubblica fascista filo-nazista nell'Italia settentrionale. A settembre, l'Italia si trasforma in un territorio sottoposto ai più frequenti e terribili bombardamenti. Nasce la Repubblica di Salò. A Savona l'esercito è sfasciato. I giornali pubblicano con insistenza e rilievo le vittime dei bombardamenti in lunghi elenchi. Per mesi si divulga l'allarme sulle penne esplosive e sui bimbi e gli anziani straziati nei pressi dell'asilo o in centro città. Il comandante interinale del presidio di Savona rinuncia a ordinare la difesa delle caserme. Poche sono le forze armate per resistere all'occupazione tedesca. I militari italiani allo sbando devono scegliere con chi schierarsi. A Cefalonia si oppongono ai tedeschi e muoiono a migliaia. Così a Roma, a Porta San Paolo, cadono 414 militari e 156 civili. E da Napoli, dal 27 al 30 settembre, un'insurrezione popolare permette la liberazione della città. All'8 settembre l'esercito italiano si è sciolto. C'è stata una disfatta generale. Io mi ricordavo, noi abbiamo perfino a casa mia ospitato un militare che era sardo, ci davamo i vestiti borghesi. Dopo il 25 luglio erano tornati dal carcere e dal confino numerosi antifascisti savonesi, combattenti volontari in Spagna, e si erano uniti ad altri attivisti già scarcerati negli anni precedenti, come Giuseppe Rebagliati, Pietro Molinari, Angelo Bevilacqua. Alcuni, dopo l'8 settembre, vanno in montagna anche per evitare la cattura. Intorno a loro si formano i primi nuclei di partigiani, dai quali avrà inizio la resistenza. Pensavamo che raccogliere le armi ad ogni evenienza maturava già in noi l'idea di resistere a questo atto di prepotenza che i tedeschi avevano compiuto mettendo in ginocchio il nostro esercito, le nostre forze armate e il nostro paese. La notte dell'8 settembre alla Capitaneria di Savona si lavora per impedire ai tedeschi di impadronirsi di navi italiane ancorate nel porto. Il comando è affidato al tenente colonnello Enrico Roni. Quando la sera dell'8 settembre è arrivata via radio, cioè loro l'hanno sentita alla radio, la comunicazione dell'armistizio, ed è stato suggerito dalla radio inglese, dall'ammiraglio Cunningham, di far partire tutte le navi in grado di navigare per Malta e di fare autofondare quelle che non erano in grado di navigare nei porti. Fino in pratica alla mattina presto, alle 6 del mattino del 9, non era ancora arrivato l'ordine ufficiale da Genova. Grazie soprattutto a dei sottoposti molto coraggiosi che hanno in pratica sfidato proprio già la presenza e stavano cominciando ad arrivare i primi tedeschi sul porto, è riuscito a far arrivare l'ordine scritto. Al mattino aveva già fatto partire, perché era stato richiesto da questo comandante Smith, delle motozattere cariche di
soldati della Marina tedesca verso Genova. Quindi il porto era relativamente libero ed è riuscito a far eseguire quest'ordine. La beffa che io ho giocato ai tedeschi consistette nel riuscire, nel dare l'ordine di far affondare tutte le navi che erano in porto e nel riuscire a far eseguire quest'ordine, in modo che i tedeschi occuparono, finirono con l'occupare sì il porto, ma trovarono soltanto navi affondate che ostruivano le banchine e qualcuna anche ostruiva l'entrata del porto. Il 9 settembre si costituisce il Comitato di Liberazione Nazionale, che riunisce tutti i partiti democratici, ma la resistenza è già in cammino per conto suo. Si consolidano le prime formazioni partigiane savonesi, la Stella Rossa, il gruppo di Libero Bianchi, il gruppo della Cascina Bergamotti, il gruppo del Tersè. Anche Savona pagherà con sofferenza e dolore. La prima vittima sarà l'operaio portuale Mannori, 33 anni, catturato ed ucciso durante un attentato ad una colonna tedesca in piazza Giulio II il 9 settembre del 1943. C'era da fare una scelta molto difficile. C'era il rischio della rappresaglia nei confronti delle famiglie, oppure dover andare a servire sotto i tedeschi a fare continuare quella guerra che avevano di aggressione che avevano fatto. C'era un gruppo armato sopra Roviasca di poche persone. Allora la parola partigiano non esisteva ancora, però il fatto grave è avvenuto che a un certo punto siamo stati circondati. A Teccio del Tersè era chiamato, siamo stati circondati e ci hanno preso alle spalle. C'è stato uno sbandamento e in quel triste episodio è stato preso prigioniero Calcagno. In autunno a Savona si formano gruppi antifascisti che operano nella città. Tra questi anche il Fronte della Gioventù, costituitosi dalla fine del settembre 43 e i gruppi di difesa della donna operativi dall'ottobre 43. Io dovevo fuggire da Savona perché ero ricercata, mi avevano denunciato in quanto appartenente ai gruppi di difesa della donna, c'era stata una delazione e un partito mi ha aiutato ad andare in montagna. Facevamo tutta questa attività nella stamperia di Noverasco. E allora lì si poteva, era una stamperia, noi andavamo alla sera, andavamo in notte, si poteva utilizzare tutto il macchinario e stampare questi manifestini e il giornale. Savona è proprio una cosa risaputa, ha avuto una grande partecipazione di donne, parecchie giovani, studentesse, operaie di tutte le categorie. E abbiamo lavorato parecchio insieme, benissimo. Noi facevamo attività ma in modo disordinato, disorganizzato. Io, era una cosa che mi veniva istintiva, cercavo di parlare con le mie amiche. Poi, quando invece abbiamo fondato il gruppo di difesa della donna, abbiamo avuto delle direzioni nette e sicure e mi hanno perciò messo in contatto con la Clelia Corradini come cellula. Io non ne sapevo prima l'esistenza. Io ricordo proprio il primo incontro.
perché io tanto era una donna già molto più d'età di noi e mi ha colpito proprio, come dicevo prima, la sicurezza, la tranquillità, la maturità di questa donna che aveva famiglia, aveva già partecipato alle lotte operaie. In fondo noi eravamo ancora delle ragazze abbastanza un po' sprovvedute così, e ci ha fatto, a me aveva fatto veramente una grande impressione la sicurezza e la tranquillità di questa donna. La sera del 23 dicembre una bomba di grande potenza viene lanciata contro la trattoria della stazione in via 20 settembre, luogo abituale di ritrovo di tedeschi e fascisti. L'ordigno provoca 6 morti e 13 feriti. Le autorità tedesche scelgono la strada della punizione esemplare, consistente nell'eliminazione fisica di alcuni tra gli antifascisti più noti e di maggiore autorevolezza. Viene così redatta una lista di 7 antifascisti da deferire al Tribunale Militare Straordinario. Il 27 dicembre, alle ore 4, 7 prigionieri vengono tratti dal carcere di Sant'Agostino. Non sono né interrogati né imputati di alcun reato. Viene loro comminata la condanna a morte mediante fucilazione, con esecuzione immediata, in quanto mandanti morali dell'attentato. Ore 6. Il furgone, che ha prelevato i 7 antifascisti dal carcere, riparte verso la Madonna degli Angeli. I condannati sono attesi da un plotone di esecuzione di 40 militi. Il signore della milizia li insulta e, in segno di disprezzo, li obbliga a voltare la schiena. Ordina quindi il fuoco con la mitragliatrice. I primi 3 sono soltanto feriti. Allora il brigadiere li finisce a revolverate e scarica poi l'arma anche sugli altri 4, già privi di vita. Astengo Cristoforo, avvocato, anni 58. Wilhelmin Renato, avvocato, anni 47. Calcagno Francesco, contadino, anni 26. Rebagliati Carlo, falegname, anni 47. Giacosa Arturo, operaio, anni 38. Bolognesi Aurelio, soldato, anni 31. Savaresi Aniello, soldato, anni 21.